Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po, in particolar modo da Cazzen. Cos'è Cazzen? Una delle più belle ville che abbiamo nel Basso Polesine, una delle poche, una villa storica, importante, naturalmente ne abbiamo già parlato moltissime volte, abbiamo parlato anche che Lord Byron era ospite, eccetera, 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 però oggi parliamo con Maria Adelaide Avanzolo, che è la titolare, la signora che sta seguendo questa impegnativa villa. Perché in un post diceva giustamente perché non riusciamo a sfruttare il nostro delta anche d'inverno con il fascino della nebbia, con il fascino delle nostre valli, eccetera, e perché non riusciamo a fare squadra noi operatori, soprattutto, cioè la critica penso fosse questa. E quindi perché? Allora, buonasera Leandro. Buonasera Adelaide. Allora, diciamo che il mio commento è stato scritto sull'onda anche dell'entusiasmo, perché per la prima volta d'inverno, in pieno Covid, nel Delta, e con la mia giovane squadra, perché ho una squadra composta da ragazzi giovani, abbiamo pensato di tenere aperta la tenuta e di pensare ad un'ospitalità anche durante l'inverno, con l'idea appunto di cui si parla sempre, che è quella di destagionalizzare il turismo, quindi di lavorare durante più mesi durante l'anno, perché le nostre potenzialità comunque sono molte. Un po' per poter lavorare, quindi in maniera molto imprenditoriale, diciamo, per più mesi l'anno, perché 8-9 mesi sono a pochi. Noi non bastano, e un po' perché davvero crediamo nella bellezza del Delta anche con il suo manto invernale. Naturalmente il turismo invernale è un turismo molto di nicchia, ancor più se vogliamo rispetto a quello estivo. Però abbiamo avuto delle belle persone, abbiamo avuto degli ospiti intelligenti, desiderosi di conoscere il territorio, che anziché dire ahimè la nebbia, sono arrivati addirittura a dire che fascino, che bella la nebbia, e se ne sono andati con l'intenzione di ritornare. Per cui l'esperimento, per quanto mi riguarda, è riuscito. Abbiamo acceso camini, creato calore, perché naturalmente d'inverno l'accoglienza deve essere ancora più avvolgente, se vogliamo, e abbiamo proposto il Delta nella sua sfaccettatura molto bella invernale e abbiamo trovato un riscontro positivo. Quello che invece secondo me è oggetto di grande riflessione, di grande lavoro, è il concetto della squadra, sia a livello di imprenditori, quindi i vari attori che si muovono a livello turistico sul territorio, sia a livello di istituzioni, per cui a me piacerebbe molto poter parlare con gli attori politici che si occupano di turismo e di poter condividere con loro un progetto che sia lungimirante e che veramente ripensi a questo territorio, che è un giardino tra le città d'arte più famose al mondo, in modo destagionalizzato. Veramente si pensi ad una offerta turistica che possa coprire più mesi l'anno, quindi non solo le spiagge, non solo diciamo le barche, ma anche la natura, ma anche altre attività che si possano svolgere anche d'inverno. Ma anche la valorizzazione dei borghi, delle ciclabili, insomma tante sono le cose. Ma in questo, al di là che il concetto di far squadra è un concetto che ne parliamo in tanti, però non si riesce, probabilmente c'è questa individualità del nostro territorio, anche questa ricerca dell'assistenzialismo, ne parlavamo prima fuori onda, è uno dei nostri difetti di fondo. Però tra gli attori è presente il parco o ancora è un po' latitante, onestamente? Allora, io ho avuto più volte insomma, modo di parlare con il nuovo presidente del parco e ho sempre trovato una persona molto disponibile. E tra l'altro è del nostro territorio, è di Loreo, quindi conosce bene. Una persona molto gentile e molto disponibile. Quello che penso che possa veramente essere un focus, l'oggetto di una nostra riflessione, ma in senso positivo, è metterci insieme e veramente pensare ad un progetto lungimirante
di sviluppo turistico assieme agli attori pubblici e anche assieme ai vari imprenditori. Ad esempio, non può il Museo della Bonifica, che è il simbolo del nostro territorio, che per anni è stato considerato il baluardo, il simbolo del Delta, essere chiuso dal 23 di dicembre al 10 di gennaio, perché io mi sono sentita rispondere così, ma sono certa che parlando appunto con i responsabili di questa bella struttura, come di altre, si potrà pensare l'anno prossimo a lavorare in maniera più sì, condivisa. Però, i competitor del nostro territorio sono fondamentalmente gli emiliani. Sì. Loro l'hanno sviluppato, per esempio la zona di Rimini, al di là delle zone ferraresi che sono più o meno messe come noi, però le spiagge da Rimini a Cesenatico hanno più o meno una stagione molto più lunga, lavorano 8-9 mesi. Sì. Perché loro riescono e noi no? Punto di domanda. Allora, in Italia si pensa sempre che il vicino sia più bravo di noi. Io penso che in generale a livello italiano noi, gli italiani non sanno fare squadra, e se noi facessimo squadra saremmo probabilmente il primo paese al mondo, però allora ci annoieremo molto. E allora, io ho visto, per esempio, sono stata recentemente a Comacchio, a Ravenna, e sono rimasta a bocca aperta, perché i progressi che sono stati fatti rispetto a 4, 5, 6 anni fa sono enormi. C'è un consorzio con cui io collaboro a livello, diciamo, di escursioni sulla zona dell'Emiliano, che sono bravissimi, efficientissimi. Ma tra l'altro con delle cooperative e dei consorzi che sono veneti. Certo. Quindi, tra l'altro c'è questo paradosso che abbiamo dei bravissimi nostri tour operator, mi riferisco a Acqua sì. In particolare, ma anche altri, che però lavorano di là e magari qua non riescono. Quindi? E quindi io penso che a livello, diciamo, individuale, il sogno che ho, che è un sogno impegnativo e a fine corsa bisognerà vedere se ce l'avrò fatta o meno, perché le difficoltà sono molte, io penso che bisogna credere nelle nostre potenzialità e andare dritti verso un obiettivo, difficoltà o non difficoltà, perché di quelle ce ne sono tantissime. Penso anche a livello imprenditoriale di non potercela fare da sola, cioè di avere veramente bisogno dei miei colleghi operatori turistici e imprenditori che sono bravissimi, e penso davvero di aver bisogno anche delle istituzioni al mio fianco, ente parco, sindaci, territorio, regione. Ma sicuramente voglio fare la mia parte, cioè mi metto a disposizione anche per poter concertare con questa serie di attori un progetto condiviso, perché veramente ci credo.